chiusura amareggiatissimo il tecnico del Monte San Giusto. Partita iniziata sotto i migliori auspici dopo il gol, ma poi che è successo? È successo che abbiamo preso subito gol, forse una situazione dubbia, però sì, un altro su falso d'angolo e niente. Abbiamo commesso un paio di errori e loro ci hanno fatto male e niente. Complimenti a San Giorgese, niente. Una squadra, Raffaele, la tua, che approcciava sempre attraverso il gioco, cercando fraseggi per arrivare all'interno dei 16 metri. Loro avevano queste due punte là davanti che buttavano palla lì e era difficile controllarli. Sì, noi il nostro gioco è quello, è chiaro che anche le caratteristiche della squadra è quella lì, loro avendo davanti delle persone veloci giocano più su questa situazione. Però niente, accettiamo il verdetto del campo. Grazie, c'è sempre ovviamente la possibilità di essere ripescati. Grazie, adesso andiamo. Bene, Enrico, nelle interviste dalle Ferranti di Porto Sant'Elpidio, se ancora sì. C'è Enrico. Sì, vicino a me ovviamente c'è il Santone, possiamo definirlo tale, di Porto San Giorgio, è un grande amico, una bandiera, lato tantissimo al calcio, soprattutto nel professionismo. Marco Pennacchetti, hai preso questa squadra, era derelitta, l'hai portata in promozione. Ma penso che abbiamo fatto un percorso splendido. Quest'anno proprio puntavamo al primo posto, siamo stati lì dietro, però abbiamo fatto benissimo anche i playoff. Quindi onore a sti ragazzi, a sto pubblico, che abbiamo creato un entusiasmo impressionante. Quindi la società è cresciuta, noi siamo cresciuti, questo è un vanto per tutti, ecco, siamo cresciuti piano piano tutti. Ecco, senti, andare sotto dopo 6 minuti, andare sotto e poi ovviamente tenere i nervi saldi, avete costruito lì la vittoria. Ma è come è successo come sabato scorso, siamo andati sotto, ci siamo ripresi con questo gruppo fantastico e abbiamo vinto la partita meritatamente. Onore anche a Valdichien di San Giusto, che ha giocato bene, però oggi ce l'avevamo più noi, c'eravamo fame di arrivare in promozione, quindi. Grazie a Marco Pennacchetti, linea di fissamento allo studio. Bene, grazie Enrico, e dunque da Porto Sant'Elpidio abbiamo raccolto tutti i contributi delle dopogara, li dobbiamo raccogliere anche sugli altri campi e andiamo a Belforte. Sì, grazie Fabio, prendiamo la linea qui da Belforte, ricordiamo la vittoria della Belfortese al terzo minuto di recupero con una rete di Ciocchetti, 1-0, Belfortese che si aggiudica la prima gara, la gara di andata di questo spareggio per la promozione in seconda categoria. Abbiamo il tecnico del Ponte Rosso Calcio, il signor Moreno Portaleone, mister, una sconfitta arrivata nel finale, dopo anche una buona gara, dopo aver visto, e sicuramente avrete tutte le possibilità di farvi nel ritorno. Ma sicuramente sì, credo che la partita è stata molto equilibrata, nel secondo tempo soprattutto abbiamo avuto qualche occasione in più della Belfortese, però il calcio è questo, bisogna accettare il risultato del campo e ci rifaremo a ritorno, anche perché abbiamo le possibilità di giocarcela molto bene, secondo me, anche incontrando la Belfortese, che è una buonissima squadra, complimenti a loro per la vittoria. Bene, ringraziamo il mister del Ponte Rosso Calcio, abbiamo il direttore sportivo Campelli da parte della Belfortese, un'esplosione di gioia arrivata nel finale di gara. Sì, innanzitutto ringrazio il mister del Ponte Rosso per le parole che ha speso per la nostra squadra. Anche loro sono un'ottima squadra, secondo me, e soprattutto corretti. Abbiamo visto sabato la partita su, hanno giocato correttamente anche in casa. E la partita l'abbiamo giocata a viso aperto, tutte e due le squadre, e Bomber Ciocchetti, lui non è nuovo a questi gol sulle finali promozioni, speriamo che si bissi il risultato anche su in Ancona. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo anche il direttore sportivo Cabelli, e da Belforte tutto, Tenerina Fabio. Dai inizio a qualcosa di nuovo da Med Store. Acquista il tuo prodotto Apple preferito o uno dei migliori accessori e scopri le infinite possibilità per lo sport, la creatività e la musica.
Scegli la rata su misura per te con il finanziamento tasso 0 20 mesi, TAN 0, TAEC 0, oppure con Pago Deal in 10 comode rate senza interessi, senza finanziamento e senza busta paga. Soluzioni soggette ad approvazione delle società finanziarie, promo valida fino al 16 maggio. Informazioni e condizioni in negozio o su medstore.it. E allora possiamo andare a Villa San Filippo, Lucio Marco Leoni. Dove siamo con i due allenatori, con il presidente Camerino Quadraroli. Naturalmente diamo la precedenza ai sconfitti, naturalmente con onore il Camerino, ha deciso quel fantastico gol a metà primo tempo, la sua squadra comunque dopo una regular season finita da terza in classifica è riuscita un paio di partite nei playoff ad agguantare queste due imprese e poi il sogno è finito qui a Villa San Filippo. Un resoconto della stagione comunque? Sì, positivo, noi eravamo partiti molto male, poi abbiamo recuperato, abbiamo fatto il giorno di ritorno strepitoso, siamo arrivati a questa finale, che di questo era un episodio, che noi abbiamo fallito un gol a porta vuota appena iniziata la partita, poi abbiamo subito questo gol, la squadra a fine stagione è un po', si è presentata un po' stanca, però nel secondo tempo abbiamo anche abbastanza reagito, però è una partita che di fine stagione ci sta, però un applauso anche ai nostri giocatori che hanno fatto una stagione molto positiva. Grazie al presidente Quadraroli, andiamo da mister Gagliardi qui davanti agli spogliatoi, un'analisi della partita, forse il Camerino si è svegliato troppo tardi, abbiamo visto comunque nella ripresa quella voglia di vincere che nel primo tempo stentava un po' la pinturetta, obiettivamente soprattutto nella prima ripresa e nei primi 45 minuti ha giocato meglio. Pinturetta ha meritato, dunque non c'è niente da dire, i ragazzi forse sono bravi perché al di là l'analisi di tutto quanto, noi abbiamo fatto un campionato quando lo pensavo io che ero Ottavi, questa squadra che l'avevo vista non aveva un'anima, adesso siamo arrivati, abbiamo vinto i playoff, abbiamo ultime 16 partite, l'ultime 16 partite abbiamo vinto 11, perse 2 pareggiate il resto, dunque penso questi ragazzi hanno fatto il massimo, io sono contentissimo. Mi dispiace non vincere queste partite qui che comunque rimangono, però io sono soddisfatto, complimenti a Pinturetta che ha meritato onestamente la vittoria e ci proveremo il prossimo anno, vedremo i pescaggi. Grazie al mister Gagliardi, in bocca al lupo. Siamo da mister Virilli invece, vittima di numerosi gavettoni all'interno del spogliatoio, naturalmente è normale con questi festeggiamenti e soprattutto dopo la cavalcata della sua squadra che è finita quarta in campionato, ha vinto il playoff entrambe le partite fuori casa e oggi come dicevamo anche col presidente e con Gagliardi ha meritato praticamente questa promozione anche in virtù di un gol pazzesco che c'è stato dopo 20 minuti. La parola a te. Sì, è stata una grande partita, io sono soddisfattissimo perché i ragazzi hanno dato il massimo e su queste partite conta moltissimo secondo me. Il primo tempo abbiamo iniziato bene, avevamo un buon possesso palla, abbiamo giocato tra le linee, riuscivamo a venire fuori e poi è arrivato il secondo livello di Castellucci che ci ha consentito di portarci in vantaggio. Poi il secondo tempo ancora una volta abbiamo tenuto fisicamente e abbiamo portato a casa alla fine, vabbè, l'espulsione del portiere è stata chiara, comunque è bellissimo, io sono soddisfatto, con un gruppo di ragazzi meravigliosi che hanno dato il massimo dal primo giorno del campionato fino a oggi, quindi dico anche un merito al Camerino oggi perché è una bella squadra, però questo è il calcio in questa partita che purtroppo c'è una che vince, grazie. Grazie a mister Virilli, in bocca al lupo, complimenti ancora alla Pinturetta che ha battuto il Camerino per 2-0 qui a Villa San Filippo. Dagli spogliatoi per ora è tutto, Fabio, la linea a te. Grazie e io vado a girare a Marcello Temperi. Io con me Roberto Bruscolini, allenatore dell'Avis e Montecalvo, ecco una sconfitta, ma soprattutto la sua squadra nel primo tempo ha cercato di giocare anche alla fine solo conclusioni sterili però. Sì, noi abbiamo fatto la nostra partita come sempre, abbiamo giocato e abbiamo tenuto anche il pallone del gioco, abbiamo trovato una squadra molto arroccata che si è chiusa bene con giocatori esperti, mi dispiace perché il risultato è bugiardo, sembra che non ci sia stata partita, invece con un po' più di fortuna probabilmente parlavamo di un'altra partita. Ecco, parlare di un'altra partita, ma sembra che l'Avis Montecalvo è abbonato a perdere questi spareggi.
Non lo so, sinceramente, perché io sono arrivato quest'anno, quindi se lei mi dice questo, prendo atto. Non è una bella cosa, insomma, comunque. Grazie a Roberto Bruscolini, vado subito da Giorgio Ladini, Giorgio Ladini, allenatore del Moglie Vallesina, una vittoria importante, soprattutto una squadra che ha creduto fino alla fine, ha lasciato poco spazio all'avversario e poi ha colpito nel momento giusto. Sì, sì, nella partita noi l'avevamo preparata così, sappiamo che sulle ripartenze siamo bravissimi, abbiamo due punti che diventano incontenibili su di noi. Mister è una bestia, questo mister è una bestia sui spazi aperti, quindi chiaramente siamo in promozione, la signora altro che il solo Simeone. Ecco, qui abbiamo delle interferenze soprattutto da Dopa che vede spesso la porta, che anche è un dirigente in panchina, solo che domenica scorsa si è fatto un pochettino invadente. Sì, no, Dopa è un grandissimo amico, un grande dirigente, all'occorrenza ci ha dato la mano anche come giocatore, quindi non posso che ringraziarlo per tutto. Insomma, siamo molto contenti, ecco, onestamente abbiamo fatto una grossa partita concedendo poco agli avversari e colpendoli al momento giusto, quindi credo che ci meritavamo anche questa promozione, ce la meritavamo. Ecco, ma nelle partite di campionato avevate raggiunto il Micciulli, poi una partita storta, dopo di quella partita credevi ancora di poter arrivare così in alto? Sì, sì, sicuramente, noi siamo stati per tanto tempo primi in classifica, a volte da soli, a volte appaiati col Micciulli, poi purtroppo abbiamo sbagliato la penultima e lì un attimino ci è caduto il mondo addosso, perché chiaramente non ci aspettavamo, però onestamente devo dire che quella partita l'avevamo meritata di perdere, ma non avevamo perso le speranze di poter centrare l'obiettivo. Abbiamo ripreso, siamo rialzati, questa squadra si rialza sempre ogni volta che cade e dimostra sempre di avere le cosiddette palle, e oggi è stata un'ulteriore conferma, quindi devo ringraziare veramente tutta la squadra, tutti i giocatori, tutta la società, perché onestamente loro volevano questo obiettivo, c'è tanto entusiasmo e quindi siamo tutti molto contenti. Ecco, molto contenti anche i vostri tifosi, ma soprattutto anche Giorgio Ladini, qualcosa del suo c'è in questa squadra che vince un campionato. Ma io sicuramente provo sempre di aiutare la mia squadra, di cercare di farla rendere al massimo, di essere organizzati. Poi per me magari questa è un'ulteriore soddisfazione, perché magari non capita a tutti centrare 6 promozioni come magari mi è capitato a me, per fortuna, anche qualche volta. Però ecco, principalmente io sono l'allenatore delle mogli e sono contento per questa società che onestamente ci ho sempre creduto e finalmente siamo arrivati. Grazie a Giorgio Ladini, allenatore del Moglie Vallesina, da tutto lì nello studio. Grazie, e allora in attesa delle altre interviste che debbono arrivare, i contributi dal salvo d'acquisto di Loreto. E come detto, e chiediamo scusa a Urbano Cotichella, come detto ci sta chiedendo la linea dagli spogliatoi del salvo d'acquisto Pietro Muscolini, che commenterà insieme ai protagonisti la storica promozione in eccellenza del Camerano, tutta la delusione delle Potenza Picena. A te Piero. Sì, c'è vicino a noi Luca Montenovo, il tecnico vincente, il tecnico che è salito con la sua squadra in eccellenza. Allora, Montenovo, bella prestazione della sua squadra, avete trovato il gol al 24esimo minuto con Taddei e avete regalato una storica impresa andando in eccellenza al Camerano. Assolutamente sì, bellissima prestazione. Oddio, nelle ultime diciamo che a livello di gioco di solito ci affiniamo meglio, però ci mancava tanti ragazzi, abbiamo giocato su 5-6 giocatori importanti, ma alla fine è andata bene e siamo contenti, abbiamo regalato quello che fino a prima era un sogno, adesso è diventata la realtà, a tutta la società e a tutto il paese di Camerano. Grazie a mister Montenovo, ora cerchiamo di avvicinare Giuseppe Santoni. Bene, e allora nel frattempo noi possiamo, direi allora che possiamo ritornare negli spogliatoi di Loreto.
Sì, siamo con Iuri Crogeri, capitano del Potenza Picena. Allora Iuri, pagate la sconfitta, come dicevamo in Radio Cronaca, forse sull'unico errore di tutta la partita, l'errore sul gol di Taddei. Poi un secondo tempo votato all'attacco, all'arrembaggio, ma non siete riusciti a trovare perlomeno anche il gol del pareggio che vi portava a giocarvela. Sì, ha detto benissimo, purtroppo il secondo tempo abbiamo fatto un mezzo errore e abbiamo preso il gol. Poi il secondo tempo ci abbiamo provato, ma purtroppo è andata un po' così, si è giocato un po' poco, tutti i fischi dell'arbitro a fermare l'azione, però non è una partita che butta via un'annata strepitosa che abbiamo fatto dal 3 agosto che siamo partiti ad oggi. Grazie a Iuri Crogeri, dal sabato acquisto è tutto, a te Fabio Baldi. Grazie allora anche a Pietro Muscolini, la delusione degli sconfitti.